In questo periodo di emergenza coronavirus, in cui il distanziamento sociale è diventato fondamentale, parlare di gruppi di incontro potrebbe sembrare fuori luogo, quasi in controsenso, ma è proprio in questo periodo che se ne sente più bisogno, perché il distanziamento sociale fa percepire maggiormente il senso di solitudine interiore che certe persone, quelle più sensibili, predisposte, più fragili psicologicamente, può sfociare depressione, disturbi d'ansia. Per questo motivo che abbiamo pensato a un percorso counseling su WhatsApp, con l'intento proprio di praticare, se vuole a distanza, un gruppo di incontro secondo l'approccio di Rogers. Questi gruppi di incontro riescono a favorire uno stato mentale caratterizzato da assenza di pensieri, da presenza mentale, tranquillo, equilibrato, insomma, perché la persona che è un gruppo di incontro riesce a rompere la sua corazza difensiva e quindi riesce ad aprirsi, ad affrontare le sue difese, ha paura degli altri, sentendosi non giudicata come accade di solito nella quotidianità, ma ascoltata, capita, accettata, senza condizioni, riesce in questi gruppi gradualmente a liberarsi dai pensieri continui sul passato, sul futuro, pensieri che per lo più sono inerenti a come fare per essere amati, considerati, oppure sono inerenti a situazioni passate in cui non si è stati amati, considerati. E quindi finalmente, libera da questi pensieri, la persona riesce a trovare anche a mantenere quella concentrazione sul suo organismo e sul presente, quella tranquillità mentale per riuscire si prende dall'ansia, dal panico per il futuro e neanche da inutili rimpianti, recriminazioni, rabbia, sensi di colpa, cose ormai passate. Impara così a prendersi più cura di sé e a vivere la propria vita, che è solo nel presente. In un clima psicologico di sicurezza, la persona in questi gruppi ha la possibilità di entrare in contatto con se stesso, quindi con la sua presenza mentale, entra in contatto con le proprie emozioni, sensazioni, esigenze, valori più intimi, più profondi. E poi impara anche a stabilire relazioni migliori, più mature, cioè basate sull'autonomia psicoaffettiva, sul rispetto reciproco e non sulla dipendenza, cioè sull'aspettativa infantile dell'approvazione, della considerazione, della stima, insomma, dell'amore degli altri. Inoltre, in questi gruppi, secondo Rogers, si riduce il senso di isolamento, quello che pensa maggiormente in questo periodo, favorendo lo scambio di esperienze, si attenuano le ansie legate ad un particolare evento grazie al dialogo con gli altri, che condividono la stessa situazione, la stessa condizione. Si ha la possibilità di affinare la comunicazione e di riconoscere le proprie capacità di favorire la crescita proprio psicoaffettiva, emotiva e le proprie abilità relazionali. Inoltre, in questi gruppi si realizza gradualmente una maggiore libertà di espressione e una riduzione dell'inibizione dell'atteggiamento difensivo che caratterizza generalmente molte persone nella quotidianità. Infatti, in questi gruppi tendono ad essere espressi pensieri, reazioni emotive prima repressi, quindi la persona si libera da questa libertà di esprimere i veri sentimenti, esigenze, valori, l'autenticità, insomma, della persona viene fuori. Si sviluppa da questa autenticità un clima di fiducia reciproca e un aumento dell'autostima e dell'empowerment di tutti i partecipanti. Da una persona all'altra si sviluppa un feedback in modo che ogni individuo viene a sapere come lui appare agli altri, quale impatto ha sui rapporti interpersonali. Il gruppo diventa così un luogo speciale e protetto dove potersi sperimentare, crescere e mettere in gioco, facilitato da uno stile di conduzione improntato all'empatia, alla libertà, alla non direttività. Quanto viene sperimentato ed acquisito nell'esperienza di gruppo poi è facilmente trasferibile nella propria quotidianità, nel rapporto con il partner, con il figlio, nelle relazioni amicali con i colleghi e soprattutto nell'ambito professionale.
Inoltre, in questi gruppi si impara a comprendere lo stato d'animo di altre persone, quello che si chiama empatia. E perciò, per questo, sono utilizzati anche come training per gli operatori delle relazioni di aiuto. In queste esperienze è possibile sperimentare che cos'è veramente l'accettazione incondizionata, cioè cosa significa accettare e sentirsi accettati, comprendendo la differenza che c'è tra essere semplicemente d'accordo con un'altra persona perché le proprie idee coincidono con quelle degli altri e invece riuscire ad accogliere, ad accettare i pensieri, i valori, i sentimenti degli altri anche quando questi sono diversi dai nostri. È anche possibile in questi gruppi fare esperienza di autenticità vera nei rapporti. Infatti in questi gruppi si è indotti a non fingere, a togliersi le maschere con cui molti si rapportano normalmente al mondo, cioè si è indotti ad essere se stessi per riuscire così a stabilire delle relazioni autentiche, prima nel gruppo e poi anche nella propria quotidianità. Il clima non giudicante, accettante che si crea facilita questa autenticità dei partecipanti. Il conduttore viene chiamato facilitatore perché non dirige, ma semplicemente facilita il processo del gruppo, cioè fa notare cosa sta accadendo, riassume quanto emerso, raccoglie ed esprime le emozioni che circolano, riporta alle regole di interazione i partecipanti quando vanno fuori regola. In altre parole, facilita ma non impone o risolve il problema. Il facilitatore ha il compito di creare un clima psicologico facilitante, cioè la fiducia reciproca, un clima di sicurezza che è determinato proprio dall'assenza di giudizi, dall'accettazione, dall'ascolto. E quando proprio si deve rispondere, quando uno si apre, è consigliabile utilizzare la tecnica riflettente o riformulazione. Come si procede praticamente? Ci si mette in cerchio, all'inizio si stabiliscono le regole di interazione che riguardano proprio il normale rispetto degli altri. Prima regola è l'assenza di giudizi, cioè non valutare o giudicare come si fa di solito nella quotidianità, ma accettare come? Proprio così, riformulando, cioè evitando i soliti commenti, consigli, interpretazioni o rassicurazioni o domande inutili, ma semplicemente rispecchiando, riformulando la comunicazione degli altri che si stanno aprendo. La prima cosa è stabilire il patto di riservatezza per tutto ciò che accade o viene detto all'interno dell'esperienza, cioè una specie di segreto professionale per tutto quanto viene rivelato in un gruppo, e questo rassicura e facilita l'apertura di molti partecipanti. Poi il facilitatore dà inizio all'esperienza, qualcuno comincia a parlare di un evento che gli è accaduto, con un suo problema, un conflitto che non riesce a superare da solo, e gli altri cercano di interagire utilizzando soprattutto l'ascolto partecipativo, cioè senza troppe parole, giudizi, interpretazioni, domande, consigli, ma usando, come detto prima, solo la riformulazione. Insomma, il clima di accettazione e non giudizio che permette ai partecipanti di sperimentare comprensione, empatia, accettazione, si traduce in un vero e proprio nutrimento psicologico per tutti i partecipanti. L'applicazione di questi principi, che diventano con il tempo un modo di essere, più che una tecnica, quando i gruppi di incontro si ripetono a scadenza, diciamo, permette di crearsi di una modalità di stare nel gruppo, proprio una modalità di relazionarsi che mette in primo piano la crescita, l'autonomia. Nel gruppo di incontro, insomma, si ascolta e si viene ascoltati. Lo scopo non è quello di farsi risolvere tra i problemi dagli altri, ma attraverso gli altri di riuscire a trovare le proprie risorse, le proprie potenzialità per affrontare le varie avversità nella vita. In questo modo la propria autostima aumenta e gli altri sono percepiti come risorse e non come minacce. Tutto questo porta a profondi cambiamenti personali
sociale. Il gruppo di incontro diventa così per tutti i partecipanti un'occasione per imparare a esprimersi con maggiore rispetto verso di sé e verso gli altri, cercando di evitare il più possibile il giudizio, la tendenza cioè a voler stabilire sempre quello che è giusto e quello che è sbagliato, la tendenza a giudicare e valutare continuamente anche le persone, ma si impara semplicemente a notare quello che accade, soprattutto si impara ad accettare. Ora, per tornare a questa fase Covid-19, una frase che sentiamo dire spesso, vediamo molto spesso sugli striscioli in questo periodo, è: andrà tutto bene, ma quando tutto sarà passato? Andrà tutto veramente bene, solo se tutti noi, soprattutto i potenti della terra, avremo imparato qualcosa da questo scossone che la natura ci ha voluto dare. Questo sacrificio di milioni di vite e la sofferenza di tantissime persone in questo periodo difficile porterà l'uomo a invertire l'andazzo di questi ultimi tempi, cioè la sua tendenza distruttiva, per orientarsi verso le cose che veramente contano nella vita. Se lo porterà a essere guidato dai valori profondi della propria anima, cioè dai valori più umani, più spirituali, come la solidarietà, l'accoglienza, l'accettazione, l'ascolto, l'empatia, l'amore, che sono stati soffocati dai condizionamenti, dai disvalori di questo modello di società, allora sì che sarà andato veramente tutto bene. Tutto questo, il sacrificio di milioni di persone, sarà servito a qualcosa, altrimenti la natura si farà sentire di nuovo con altre scossoni. E questo dipende anche da noi, da quanto ognuno di noi in questo periodo sarà riuscito a diventarne più consapevole, a modificare il suo stile di vita, da quanto riusciremo anche a sostenere quei leader che non parlano per difendere le lobby potenti, le multinazionali del petrolio, il business sfrenato, i grandi inquinatori del pianeta, ma per difendere la natura e con essa tutti noi, tutta l'umanità. Ora, i gruppi di incontro vanno in questa direzione, possono facilitare questa maturazione e consapevolezza.